Diamo il benvenuto a Mario Monti, senatore a vita, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo. Buonasera, professor Monti. Buonasera. Ed è con noi sempre la professoressa Ilaria Capua, virologa, centro di eccellenza dell'Università della Florida, ha scritto per Mondadori il dopo, il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale. E bentornata, professoressa. Allora, il dopo avrà sicuramente due aspetti. Dal professor Monti partirei, perché il primo aspetto, quello che spaventa tutti, è la ricaduta dal punto di vista economico e sociale, oltre all'aspetto della salute di cui abbiamo parlato. Ma insomma, qua il governatore di Banca Italia ha detto, guardate, potrebbe esserci una caduta del PIL tra il 9 e il 13%. Questo cosa vuol dire in termini pratici, professore? Vuol dire che sarà un momento di grande difficoltà. Rispetto ad altri paesi, noi affrontiamo questa grande difficoltà un po' sguarniti. Perché? Perché superata la grande crisi finanziaria nel 2013-2014, abbiamo fatto molto poco in termini di investimenti, in termini di sforzo per la crescita. Abbiamo fatto una grande distribuzione, prima con i bonus, poi con il reddito di cittadinanza. Adesso è arrivato il momento che, proprio per questa grande caduta del reddito, bisognerà distribuire molto molto di più sia alle famiglie sia alle imprese, e saremo un po' alla mercé di chi può darci soldi in questo momento, soprattutto l'Europa. Quindi ci troviamo in una condizione in cui bisogna fare disavanzo, bisogna distribuire, però è quello che abbiamo fatto anche in altri anni in cui gli altri pensavano a produrre, a investire, a portare avanti il loro paese. Presidente Monti, dal punto di vista pratico, per chi può significare qualcosa una caduta del reddito di queste dimensioni? I più poveri? Le famiglie? I lavoratori? Chi è che deve temere l'autunno? E quale tipo di lavoratori? Soprattutto i giovani e soprattutto le generazioni future, che è un termine un po' astratto per dire i giovani di domani e di dopodomani, perché non siamo un paese attrezzato per loro. Abbiamo una istruzione che è fortissima in certi settori, in certe nicchie del sistema, ma è su base di comparazione internazionale molto debole, molto debole. E quindi soprattutto i giovani avranno difficoltà. Ed è per questo molto molto importante che noi guardiamo alle somme enormi che verranno in particolare dall'Europa, non puramente come soldi con i quali fare quello che il nostro sistema politico vuol fare, ma come soldi perché è un'occasione straordinaria, irripetibile, per dare un assetto moderno, produttivo, competitivo al nostro paese, dall'istruzione alla sanità, all'industria, all'amministrazione, eccetera. Quindi non è un'occasione veramente fantastica. Non bisogna sprecare una crisi. Professoressa Capua, lei dice bisogna ragionare in maniera differente perché questo virus ci ha costretto a cambiare mappa mentale. Ci spiega cosa vuol dire? Ma questo virus ci ha colti tutti completamente impreparati. Adesso, al di là della parte organizzativa che chiaramente è mancata non solo in Italia ma a livello europeo, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, diciamo, si è vista che questa mancanza di preparazione, ma credo che questo stress test, perché mi piacerebbe che si parlasse un po' meno del virus e un po' più di quello che il virus realmente è uno stress test per molti sistemi, e uno di questi ovviamente è il sistema sanitario, ma non è solo questo, è uno stress test per un certo tipo di demografia, è uno stress test per un certo tipo di investimento in medicina, è uno stress test per gli investimenti che abbiamo, che stiamo facendo e che dovremmo continuare a fare in Italia. E mi piace raccogliere le parole del Presidente Monti, perché io credo che insomma il dopo sarà complicato e sarà in salita, ma noi
potremmo veramente attraverso questo dopo arrivare ad un domani veramente a misura di tecnologia, a misura, ecco, di competitività e a misura di Italia che si vuole proporre come paese, allora, come partner internazionale. Lei fa un esempio nel suo libro. Noi siamo abituati a ragionare con le città al centro del nostro futuro, no? Si parte dalla periferia e si cerca di raggiungere la città. Il virus proprio la città va a colpire. Questo può comportare quale cambiamento di mentalità in noi o quale cambiamento di bussola, di orientamento? Ecco, ma appunto tornando al discorso di prima, no? Questo virus fa il virus e si manifesta in maniera molto diversa, quindi abbiamo visto come alcune città, alcuni territori siano stati martoriati da questo virus e altri molto di meno. Allora, quello che stiamo cercando di portare avanti come nuove idee, e con questo stiamo lavorando anche con la C40, la conferenza dei sindaci, è di studiare il Covid attraverso la lente delle città. Cioè, perché Londra, Parigi, New York, Milano sono state colpite così duramente? Perché altre città sono state colpite di meno? Allora, noi dobbiamo ritrovare una forza di resilienza, ma che parta dalle città, perché è proprio lì che sono stati evidenziati i sistemi più fragili, che il nostro stress test pallina di gelatina ha sottolineato, quindi l'inquinamento, quindi la mobilità. Sono stata ricoperta ad improperi per aver detto che i treni nella, diciamo, immediata cinta lombarda sono dei treni vecchi e sporchi e non adeguati. Se vi ricordate quelle foto che ho fatto vedere prima, ecco, si potrebbe ripensare a degli investimenti che facciano sì che, se capita un'altra pallina di gelatina come questa, non ricadiamo in una catastrofe come questa. Professor Monti, un'altra cosa che abbiamo imparato in questa emergenza, in questa epidemia, è guardarci in giro, no? A guardare il resto del mondo. Oggi abbiamo parlato per gran parte della puntata di quello che sta succedendo in America, dove si uniscono la crisi del Covid a una crisi economica molto forte, a strati sociali che sono in sofferenza da tempo e che esplodono, nel caso, poi ci ha spiegato Roberto Saviano perché e per come, ma insomma questa situazione di tensione, l'ipotesi della bomba sociale è in qualche modo circola anche nel nostro paese. Cosa succederà in autunno a un paese, come diceva lei, abituato a spendere male i pochi soldi che ha? Cosa succederà davanti a una crisi forte come quella che ci aspetta? Succederà che dovremo assumere tutti, per usare la felice espressione della professoressa Capua, una nuova mappa mentale. Una mappa mentale di maggiore serietà, perché la situazione sarà molto grave malgrado la pioggia di denaro presso il mondo politico, e una nuova mappa mentale presso noi cittadini elettori. Non possiamo più farci impressionare da slogan, dobbiamo scegliere e indirizzare da cittadini le politiche che faranno dell'Italia o un piccolo cantone dell'Europa meridionale, oppure una importante parte di un'Europa in espansione. Nella mappa mentale, e mi piace il suo riferimento, dottor Floris, agli Stati Uniti, dobbiamo anche imparare a guardare all'estero. Per esempio, non voglio essere allarmista, ma abbiamo visto che il presidente Trump finalmente si è rassegnato quantomeno a posporre la data del summit del G7 a Camp David, e la signora Merkel giustamente riteneva arrischiato andare adesso, e vuole invitare in autunno il presidente Trump, anche la Russia e magari un paio di altri paesi. Signori, noi siamo membri del G7 dagli anni 70. Ne abbiamo tratto grandi vantaggi, non solo come prestigio, ma come inserimento nei meccanismi delle decisioni. Ma per quale forza sovrannaturale, per quale provvidenza l'Italia
sarà ancora necessariamente in questo organo di comando. Stiamo facendo di tutto per finire in un, nella parte, diciamo, in un Z48, non in un G7. Ecco che è il momento in cui veramente bisogna mettere da parte le piccole polemiche stantie. Abbiamo visto che anche i populisti hanno dovuto fare molti passi indietro e guardarci in faccia, guardare i nostri giovani in faccia e dire: ma che diavolo di mondo stiamo preparando per voi? Abbiamo un'Europa che essa stessa per prima ha cambiato capuanamente la sua mappa mentale, perché vuole programmare un futuro digitale e verde e darà agli stati questi soldi perché facciano quello, non perché facciano quello che vogliono. E noi dobbiamo augurarci di avere questo orientamento da parte dell'Europa al quale contribuiamo. Professoressa Capua, lei oggi ci saluta, ci ha accompagnato in queste difficili puntate che hanno attraversato una difficile situazione. A settembre però ci ritroveremo e quanto saremo cambiati nei nostri comportamenti e nel nostro modo di pensare? Guardi, dottor Floris, io facciamo una cosa, io ci vorrei venire da lei a settembre, però non ci voglio venire a parlare di Covid, per piacere. Facciamo tutti le cose per bene. Io veramente mi stringo a voi e vi chiedo di aiutarci, aiutare la comunità scientifica, aiutare la comunità politica, aiutare le imprese, aiutare chi deve rimettersi in piedi a combattere questo nemico invisibile che purtroppo ci è capitato. Ci poteva andare peggio, usiamolo per fare delle cose migliori, come diceva il presidente Monti. Prepariamo una infrastruttura di lavoro e di attività più verde, più competitiva, più tecnologica e mi viene anche da dire più sana e più rispettosa della sanità pubblica. Io spero che il dopo sarà questo. Vi ringrazio di questo spazio che mi avete dato, vi saluto e vi auguro una buona estate e ricordate di lavarvi le mani. Grazie a entrambi.